bello a tutti, siamo tornati in questo nuovo video con ancora l'incalzatura da ieri sera. Ho visto un po' che al video, vabbè, avete messo anche due dislike, ma va bene, ci sta, riprendo. E niente, stavo vedendo un po' di roba in giro, insomma, ho visto un video che si riparlava della cosa di Rizzitelli, che purtroppo non conosco perché purtroppo è poco tempo che seguo bene la Roma, prima la seguivo solo attraverso i vari giochi oppure attraverso l'album dei calciatori Panini, quindi devo essere sincero che non conosco certe persone, però comunque so che c'è stato, per esempio, c'è stato Rizzitelli, che è uno che dicono che abbia giocato 6 anni a Roma, appunto io mi riferisco sempre a quello che dicono, e ha fatto delle dichiarazioni prima del derby veramente assurde, che chiaramente si poteva sta zitto, maledizione a te, maledizione, maledizione a te. Perché ha fatto veramente una roba assurda. Poi gente come Cataldi, Caicedo, cioè gente che è giusto, che giusto da quelli là può giocare, ti viene a rompere i, non diciamo che cosa, sotto al tuo profilo Twitter, al tuo profilo Instagram, a tutti i profili tuoi social. Chiaramente, e hanno pure ragione, perché quando tu fai, giochiamo ad amichevoli così, ma stai zitto, cavolo, zitto, 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 chi sei? Ma chi sei? Poi tu lo sai come Roma è sentito il derby, così come sarà sentito, penso, alla pari anche a Milano, ok? Solo gli altri derby puoi dire, almeno ultimamente, puoi dire, non, cioè, diciamo, non contano molto, allora ok, ma considerando, cioè, considerando che spesso la sfavorita è quella che vince, e ieri la Roma non è scesa in campo, maledizione, maledizione, e la Lazio, vabbè, ieri mi pareva che doveva stare a meno 5, ma in realtà mi sa che sta a meno 3, quindi vabbè. Il problema è proprio quello, il problema è proprio quello, che ci stanno Napoli, che ha due partite da giocare, Juve e Atalanta, due partite da giocare, l'Inter che ti sta a più 3, che potenzialmente, cioè che ti sta, no scusami, sta a 6 più 3, che se dovessero pareggiare e annunci danno il punto di Verona, vabbè, restano a più 3, restano a più 3, ma se dovessero vincere, per caso, se sbagliano e vanno a vincere, loro vanno a 40, anche se ti danno il punto di Verona, tu stai a meno 5, e potresti seriamente in questa giornata perdere il tuo posto in Champions. Questa cosa non è possibile, perché è vero che la prossima settimana, cioè tra martedì e la settimana prossima, hai due partite che sono con lo Spezia, quindi hai facilità di vincere e di finire il girone d'andata a 37 punti. Io su quello sono d'accordissimo. Cioè finiremo il girone d'andata con 37 punti, no, scusate, con 38, che mi pare 10, no, che è 10, no, aspetta, 11-4-3, dovrebbero essere 11-4-3, quindi, no, oppure no, oppure 11-5, no, boh, vabbè, comunque dovrebbero essere 11 le vittorie, ok, va benissimo. Ok? Perché tu finisci a 3, no, 11-4-3, scusate, 11-4-3, sì, 11-4-3, ok, va benissimo, 37 punti sono oro, perché se poi tu potenzialmente ne fai tipo a giro intorno, ne fai altri 37, ce ne fai, no, scusate, no, sarebbero 38 col punto di Verona, se ne fai altri 38, chiaramente con 76 arrivi in Champions, quindi non possiamo dire nulla, però fa rodere, perché far rodere, perché poi tutti i laziali che ci scrivono fanno i meme, le cose, quindi cioè è troppo assurdo. Diciamo che la cosa vera e propria, le cose vere e proprie sono due in realtà. La prima è che tu hai la maggior parte di questi giocatori che abbiamo noi, che hanno inesperienza in dei derby, e la seconda è che ovviamente, come tutte le partite, ci sta mancando Zaniolo, che è un grandissimo giocatore in campo. Poi lui ha cercato di caricare l'ambiente, non ce l'ha fatta, però sicuramente quello che posso pensare io è che sicuramente ci sono dei ruoli, sicuramente da fare dei cambi, che
che ovviamente ad oggi non ci sono, perché tu non puoi pensare di giocare con in difesa Fazio Jesus e chiaramente fai giocare sempre gli stessi. In attacco hai Pastore, Carles Perez, che stanno, Pastore che non si capisce quando tornerà, Carles Perez che fa male, quindi chiaramente devono giocare sempre due, oppure Pellegrini che si va a alternare, quindi anche quello, diciamo, i cambi che non ci sono. Il rodimento di culo che c'abbiamo ancora oggi e il fatto che non ci sono dei leader come lo erano Totti e De Rossi. Diciamo che Pellegrini comunque dalla stagione, mi pare, 17-18 sta a Roma, quindi sono 17-18, 19-20, 20-21, sono 4 stagioni, quindi potrebbe comunque avere un po' capito come si gioca il derby, soprattutto perché nel 17-18 c'erano Nainggolan e Strootman. Quindi lo poteva ancora capire, cioè lui lo poteva sapere com'era. Gli altri posso capire che, cioè, bene o male, hai giocato due derby. Il primo poi erano tutti nuovi, quindi il pareggio poi. Non mi ricordo se era il primo o il secondo, non mi ricordo. Comunque uno dei due ci sono stati un botto di pali, quindi vabbè. Ma cioè, veramente assurdo che poi ci terremo sta cosa. Adesso siamo a. Quasi a fine, cioè siamo alla seconda metà di gennaio, ok? E quindi febbraio, marzo, aprile, cioè praticamente per 4 mesi e mezzo, 5, cioè per 4 mesi e mezzo dovremmo tenerci sta cosa, che questi hanno vinto e festeggiano tutto il tempo. Quindi la prima cosa è sperare di arrivare sopra a loro, perché almeno così dici, hai visto? Siamo arrivati di nuovo. Noi sopra di voi, e B è provare a vincere la Coppa Italia, che non so, se giochi come ieri non so come faresti mai a vincerla, e l'Europa League, ma l'Europa League lì magari potrebbe non metterci tutta la cattiveria, perché per qualcuno può essere pure il riscatto per farsi vendere, diciamo. Quindi adesso dopo questa giornata di merda, ho visto pure la conferenza di Smalling e Fonseca, cioè la conferenza, nel senso quello che hanno detto subito dopo la partita, che hanno ricaricato subito su YouTube, devono fare un po' come hanno detto, ma devono andare oltre, devono dire abbiamo giocato una partita brutta, 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 perché poi qual è il problema? Che tu hai pure sulla panchina uno che non è esperto, almeno in Italia, di derby, perché tu avessi avuto un Ranieri che ci avevi nella stagione 2018-19, ok? Chiaramente lui gli portava tanta esperienza, tanta romanità, tanta cosa, avrebbe caricato ogni tanto i giocatori che forse almeno un pareggio lo strappavamo ieri, ma ieri proprio svogliati. Poi c'è stata anche la sfiga che comunque già con un assegnato lì che io ho sentito oggi, diciamo che già con un assegnato, e dopo c'è stato il primo gol con una scivolata di sul rilancio, con la scivolata di Bagnets. Chiaramente vanno sempre così le partite, che noi perdiamo, cavolo, cavolo, cioè che noi non riusciamo a fare il gol, loro ce lo fanno e crolliamo, cioè crolliamo, completamente crolliamo, perché tu hai Dzeko che ha fatto tantissimi grandissimi gol nella sua carriera, ok? Poi va bene che hai Mayoral, che però ieri è entrato poco, e non è. Cioè, non c'hai, cioè, non hai in tutti i ruoli dei giocatori che ti possono dire ci prendiamo in mano la squadra. Infatti Pedro, che ha vinto praticamente tutto, si è preso per mano la squadra e ha cercato di fare qualcosa, ok? Ok, però per esempio, per dire, Veretout giocava alla Fiorentina, cioè, non. Non chissà che squadra, che non so se lui ci ha fatto l'Europa League, ma non è che abbia tutta questa esperienza, diciamo, con grandi squadre, con la voglia di vincere tutto quanto. E Villar è giovane, Ibañez è giovane, Mancini è giovane, gli altri sono giovani, cioè hai Smalling, Pedro e Dzeko. Questi tre, poi pure un po' gli italiani, sono questi quattro che ti devono caricare la squadra. Ecco perché deve arrivare un Papu Gomez, un Shaarawy. Loro due devono arrivare assolutamente. Poteva arrivare un centrocampista al posto di Avrà, e basta, basta. Credo
cristante diavola, via, Jesus, fazio, via, 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 tutta sta gente, via, sto porcume, via, 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 serve tranquillità, non giocano sereni, cavolo, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, scrivete, bye bye.